Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, guarda! Cos'è ragazzi questo? Questo è un generatore, ovviamente, guardalo, cinese al 100.000%. A manovella ragazzi, perciò se io prendo questo lo metto qui e giro, giro. Ragazzi, genera elettricità. Godo come un riccio, godo come un riccio appena nato. Ma è un punto di partenza, perché ragazzi? Perché questo non è altro che un dinamo, ok? Una dinamo che appunto come nella nostra bici ci fa accendere una lampadina. Questo aggeggio ragazzi io voglio mostrarvelo, voglio presentarvelo sapendo che è una banalità. E che so fesso io, colonnello? Ok? Una banalità, però se ci studiamo sopra, se andiamo a ragionarci, io vorrei insieme a voi andare a vedere di poter creare qualcosa che possa generare elettricità in maniera alternativa, ovviamente, perché ragazzi, perché così è stancante andare a girare la manovella, anche perché per mantenerli accesi, come ben hai visto, bisogna girare davvero davvero forte. Perciò prendi questo video come spunto per una genialata, per un progetto, per un qualcosa che si potrebbe fare. E io vago! Ok, perciò sotto scrivimi cosa possiamo andare ad inventare con l'uso di questo aggeggio cinese, che comunque ti lascio sotto in descrizione, perché giustamente tu mi dirai: Fox, ma lo voglio anch'io, voglio sperimentarci anch'io con questo microgeneratore. E sotto ti lascio i link, io lo sto smontando per fartelo vedere in anteprima internamente. E già vi dico che ha una board che ci permette di avere una tensione stabilizzata più una tensione non stabilizzata, cioè girando questo, ok? Girano le ruote dentate, perché qui ragazzi c'è il gruppo di ruote dentate che aumenta il numero di giri dell'asse del motore. Il motore è un normalissimo motore a spazzola, che è tipo quello delle macchinine elettriche, ok, quelle radio telecomandate, bene. E qui nella parte frontale c'è la board fatta bene, ingegnerizzata, carina. Vi adoro quando siete. Vi adoro quando siete. Così mutante senza. Con le mutande senza. E ha appunto le due porte USB stabilizzate, ma pericolosamente sono stabilizzate non fisso 5 volt, ma puoi andare a regolare delle tensioni di uscita tramite il selettore, che vanno da 3 volt a 15 volt. Infatti in cinese nell'etichetta scrivono: mi raccomando, se usi la USB per ricaricare il tuo smartphone devi selezionare da qui 5 volt, se no li bruci. Ragazzi, sti cinesi. Assurdo! Poi andiamo a romperci i cellulari, a bruciarci i cellulari, e chi paga? E io pago! Perciò ragazzi, facendo il punto della situazione, questa è una porta stabilizzata, questa è una porta non stabilizzata. Qui arriviamo anche a 27-28 volt massimi, ok? Invece qui abbiamo ciò che programmiamo qui. Se io programmo 12 volt, massimo darò 12 volt. E infatti mi accendono.
Se io programmo 3 volt, questi non dovrebbero accendere. Vediamo. E infatti non accendono perché 3 volt non sono sufficienti. Godo come un riccio, godo. Se vado a 5 volt, non lo so, vediamo. No, non accendono. Bene. Se vado a 6 volt, vediamo. Non accendono. Se vado a 9 volt, già qui, sì ragazzi, devono accendere. E infatti, eccoli qua. A 9 volt iniziano a funzionare, ma come vedi, la potenza della luce è bassa. Se vado ad alzare a 12, andranno a fare molta più luce. Eccolo qui. Più luce, ragazzi. Insomma, allora, io ti ho messo un piedistallo, l'ho messo. Allora, non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo? Scusa. Perciò, partendo da questo aggeggio, come possiamo far girare questo motore continuamente senza la manopola che è stancante, considerando che i giri che essa deve compiere per avere un 12 volt stabile è questa qui, guarda, per averlo stabile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, saranno un centinaio di giri, più di 100 giri al minuto. Maleducato, ma dai, che non faccio, ma non lo do pure. Scusi, c'è il barone. Ignorante villano zotico, pacchiano. Ditemi voi ragazzi, questo comunque è bello, pronto e fatto. Ripeto, non è l'uscita non stabilizzata, ma è l'uscita stabilizzata, che comunque volendo si potrebbe anche modificare andando a togliere questa elettronica e andando a fare un circuito ad hoc. Però ragazzi, volendo fare la cosa semplice alla portata di tutti, restiamo con un circuito originale, sia qui che come motore idem. E io pago! E io pago! Ciò ragazzi che dobbiamo modificare, ciò che dobbiamo andare a modificare ragazzi è questa parte, la parte della manovella, cioè il come fare per permettere al motore di girare, ok? Qui c'è la parte, ok? Questo è stato sviluppato così, vedi c'è un tondino, metti così, inserisci bullone e dado, blocchi, ed è pronto ad essere utilizzato. Godo come un riccio, godo come un riccio appena nato. Noi cosa ci mettiamo per farlo girare costantemente? Ragazzi, non è semplice, eh? Non è semplice. Sai come si dice in portoghese? Il tempo è moneta. The time is scudos. Vediamo se riusciamo a fare gruppo, vediamo se unendo le idee, i progetti e i pensieri di tutti noi del gruppo e del canale possiamo riuscire a fare qualcosa interessante. Banco! Gratis per tutti ragazzi. Se già riusciamo ad avere un aggeggino di questi, anche se di una ventina di watt non più, però poi si potrebbe valutare di farlo molto molto più grande, in scala più grande, e magari perché no un domani alimentare casa propria. Però si inizia dalle basi, iniziamo da questo giocattolo ragazzi. C'è uno di questo? Mi pare sì, eccolo, ecco fatto. Dunque devo darti una lira a voi. No, un momento, questa è la lira mia e perciò te l'ho data. Già, ma è la lira di resto! Cioè è vero, che stupido! Dimentico sempre prendere il resto. Arrivederci. Arrivederci. Vi lancio la sfida. Dai ragazzi, anche voi maker, se tra di voi ci sono maker, vi lancio la sfida. Cosa riusciamo a realizzare con questo? Energia gratis per tutti con questo giocattolo. Dai!